Buongiorno a tutti. In questo video vi volevo dire che purtroppo ho ricevuto forse la brutta notizia che temevo, ma pazienza. Le avversità continuano e si devono affrontare. Purtroppo la vita è questa, quindi è fatta sia di buone che di brutte notizie. Quando una riceve brutte notizie, che cosa deve fare, soprattutto se riguardano la propria salute? Niente, bisogna affrontare le avversità. Una delle prime cose che ho fatto è stata aprire la Bibbia, perché secondo me qua posso trovare tutte le risposte. Già ho fatto dei video in cui mi è stato detto che certamente la preghiera non guarisce. Forse è vero. Infatti forse mi daranno farmaci per bloccare il ciclo e li prenderò. Ma a parte questo, la preghiera può aiutare. Le avversità nella vita sono infinite, possono capitare problemi di salute, problemi finanziari, separazioni dal coniuge. Purtroppo viviamo in una terra che di per sé è imperfetta e, come ho accennato, l'unica speranza e l'unica soluzione consistono nell'attesa del regno di Dio. Secondo la profezia di Isaia, nel regno di Dio non ci sarà più nessuna malattia, non ci sarà la morte. Naturalmente, forse non ci saranno più gli ospedali. Chi mi ascolta può pensare, ma dice un sacco di stupidaggini. No, perché io mi rifaccio alle promesse contenute nella Bibbia. Se per esempio prendiamo Isaia, che è un profeta dell'Antico Testamento, sappiamo che il profeta Isaia, questa non è la Bibbia dei Testimoni di Geova, questa è Sacra Bibbia, versione nuova riveduta, versione dei protestanti. Vediamo che viene promesso in effetti un paradiso sulla terra dove nessuno piangerà più, non ci sarà più né malattia né morte, ognuno vivrà fino a 100 anni e avrà il suo lavoro. Chi mi ascolta dice questa è un'utopia. No, non è un'utopia perché è, diciamo, promessa nella Bibbia. Quindi anche se io oggi mi sono ammalata, sono sicura che un domani, in questo paradiso che verrà, Dio mi guarirà. In quel paradiso non ci saranno più farmaci, non si dovrà fare più nulla, cioè sarà Dio stesso a guarirci. Quindi qual è la soluzione? Intanto seguire le terapie che propongono i dottori e poi affidare la propria speranza in questo paradiso che deve venire, che non è un'utopia. Le brutte notizie fanno parte della vita. C'è chi dice, ma la fede stessa è un'utopia. La fede non è un'utopia, la fede è nel cuore di ogni uomo, fin dall'alba dell'uomo. Se guardiamo anche Neanderthal, alzava gli occhi al cielo e pregava a Dio. Quindi la religione è propria dell'uomo, non esiste un popolo senza religione. Chi crede che pregare sia sciocco è stupido. È stupido non credere nelle promesse della Bibbia, quindi io credo che in questo paradiso promesso da Dio non ci saranno più malattie e io aspetto quel giorno. Con questo è tutto, vi saluto.